Cassano. Grassi. Greco. De Lorenzis. Bragantini Matteo. Chi altro? Nessun altro. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, 360 contrari, la Camera respinge. 3.14 Misuraca, siamo a pagina 26. I pareri sono contrari, Commissione e Governo, favorevoli i relatori Toninelli e 40, non ci sono interventi. Ah, Misuraca, prego. Presidente, ritorno su un argomento ampiamente dibattuto in Commissione, rispetto al quale le risposte non sono state assolutamente esaustive, tant'è che ho ripresentato l'emendamento all'articolo 3. Entro in argomento. Beh, l'argomento sarà anche spinoso, desueto, anche. Scusate. Un poco vintage. È il tema della forma aggregata, delle chiamatele coalizioni, chiamatele accordi elettorali, liste comuni. Io credo che questa legge non affronti il tema delle liste comuni e delle coalizioni, ma non può neanche escluderle, perché vi invito alla lettura dell'articolo 3, comma 1, lettera A. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere liste medesime nei singoli collegi plurinominali, nonché il proprio statuto. Allora, sottopongo all'Aula una valutazione, l'ho già sottoposta in Commissione ai commissari e al relatore, ma possiamo vietare per legge la possibilità che alcuni partiti decidano di presentarsi in forma associata e presentare una lista e noi prevedere per legge che ciò non è possibile? Perché la domanda è: quale statuto dovrebbe presentare la lista comune dei partiti? Quale dichiarazione di trasparenza dovrebbe presentare la lista dei partiti? Io capisco pure che in quest'Aula non si debba parlare, ripeto, più di coalizioni, abbiamo assegnato il premio di maggioranza alla lista, però evitare a gruppi politici e a partiti di presentarsi in forma comune con una lista unica a una competizione elettorale mi sembra francamente un po' troppo, anche perché poi dobbiamo anche rendere omogenee le norme. La stessa legge Letta, quando istituisce il registro dei partiti e prevede alcune dichiarazioni, prevede anche che per beneficiare di alcune provvidenze fiscali bisogna presentare i partiti politici iscritti nel registro, possono beneficiare dell'agevolazione volontaria quei partiti che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata alla competizione elettorale. Il mio emendamento rende chiarezza. Perché l'emendamento prevede che nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di liste comuni di candidati, ciascuno dei relativi partiti, e non potrebbe essere diversamente, perché vorrei capire, secondo l'articolo 3, comma 1, lettera A del disegno di legge in esame, e allora se abbiamo due o tre partiti rispetto alla norma in esame, qual è
lo statuto che va depositato, quello dei tre partiti che si associano e presentano una lista, o quale statuto lo tiriamo a sorteggio? Siccome l'argomento poi è anche sanzionato, io non vorrei, come dicevo, che per norma noi volessimo evitare la presentazione di liste comuni, perché poi il Ministero dell'Interno, dobbiamo anche stabilirla la procedura, e forse i lavori parlamentari possono fare anche chiarezza, perché il Ministero dell'Interno rischia di ricusare la lista comune presentata. Adesso io non volevo e non vorrei che diventasse un argomento di dibattito e di confronto dottrinale. Vorrei soltanto, e l'ho posto al relatore anche in commissione, che si possa, concludo Presidente, che si possa fare chiarezza, perché ripeto, abbiamo dato il premio alla lista, ma non possiamo evitare che alcuni partiti si associno e presentino una lista comune. Vorrei che fosse chiarito. Grazie, questo collega. Aspetto. Grazie Presidente. Collega Fiano. Grazie Presidente, ma con molto rispetto per il collega Misuraca, a me sembra che il problema non sussista. L'incipit dell'articolo, della lettera A, della punto 1 dell'articolo 3, dice, indica qual è il soggetto dell'azione da compiersi in quella lettera, cioè i partiti o i gruppi politici che presentano, che intendono presentare liste di candidati ai collegi plurinominali. Costoro, cioè queste liste, quindi sia nella forma singola, aggiungo io, o che sia in quella aggregata per la legge...